Buongiorno a tutti e benvenuti. Video acquisto da AliExpress e Alibaba. Vi farò vedere un po' di cose che magari vi possono interessare e ci sono alcune che non le ho mai viste nei soliti negozi. Allora, prima di tutto vi voglio far vedere questi fili di perle. Questi sono acquistati da Alibaba. Sono perle di grado AAA, che io non me ne intendo cosa vuol dire, però a dire il vero non è neanche importante, almeno per me. Guardate come sono fatte, non sono quelle perle in vetro, e sono come queste, che sono le cosiddette perle di fiume, no? Di cultura, ma sono tonde e sono anche veramente bellissime. Sono uguali a quelle che vedete nei negozi di bigiotteria che vendono collane di perle, no? E un filo basta per realizzare una collana di quelle classiche, no? Semplicemente le perle. E sono veramente, veramente belle. Queste tonde hanno il prezzo di 12 e qualcosa al filo. Guardate come sono. Qualcuna è leggermente più piccola. Vedete questa, ad esempio, leggermente questa più piccola, però vale la pena. Ecco, penso che anch'io mi farò una collana come era una volta, una collana di perle, volendo anche due fili, tre fili. Guardate che belle che sono. E poi ho acquistato anche queste altre ovali. Anche queste molto belle, questi costano di meno al filo, questi sono intorno a 8 euro. Anche queste, un filo bastano per realizzare una semplice collana. E qui trovate anche queste sfumature, ad esempio queste rosa, sfumature rosa, sono veramente belle. Bel colore, questo invece è un colore quasi color pelle, molto bello anche questo, e questo invece color bianco, veramente belle, molto lucenti. La spedizione intorno ai 13 euro ho pagato per tutti questi fili. E la cosa bella è che potete acquistare anche un filo o due, tre, quelle che volete. Ecco, veramente, veramente belle. Magari vi può interessare. E adesso vi farò vedere qualcosa di interessante da AliExpress. E quello che io trovo interessante sono queste chiusure, che non le ho mai viste. Allora, guardate come sono fatte. Queste sono delle chiusure per braccialetti oppure collane, a due fili si aprono così, sia da una parte che dall'altra, cioè si può aprire. Così. Sono con degli zirconi molto piccoli, veramente piccolissimi, ma si vedono che sbrilluccicano. E come si attacca, vi faccio vedere, perché magari vi domandate: ma come si fa ad attaccare il filo? Prendo un ago. Guardate, c'è il foro qui. Vedete, il ago passa.
c'è un foro, non è solamente. Anche io pensavo che magari qui bisogna incollare, no? Però no, c'è il buco e lì per far stoppare che non si mettete una perlina di metallo, quella da stop, e così si può utilizzare in questo modo. E trovate anche questo, guardate, in oro, in questa forma. Poi vediamo questo argento, che vale sia per braccialetto e collana questo. E poi, questo ho già fatto vedere. Poi farò vedere un'altra cosa. Sono questi A3 ganci, che può essere utile per una collana. E qui attaccate il ciondolo, vedete? Oppure un braccialetto che parte a due fili, ma finisce con un filo. Così, e poi anche in argento, guardate, sempre a tre fili, e poi c'è anche a quattro fili, guardate, quattro fili, non quattro fili, a due fili. E ugualmente può essere utilizzato per braccialetti, ma anche per le collane. Lo vedo molto molto utile, veramente belle, non è difficile da utilizzare. Io ho le unghie corte, non riesco ad aprire bene, però è facile, una chiusura facile da utilizzare, e sono belli con tutti questi zirconi, vedete, e non costano tanto. Questi mi sembra 1,50 € al pezzo, sono in metallo, free, cadmio, non so che cosa, tanto non è che mi interessa tanto, nel senso, basta dire per chi è allergico che magari può dare allergie, ma a me non lo so, mi interessa di più che nel tempo non cambi colore, che non, ecco che. Ovviamente, come con tutte le cose, bisogna fare attenzione di non stare accanto alla, anzi, di non bagnare con acqua e così via. E anche questo, guardate, in argento, sempre così, che si può, di due fili, molto molto interessante questi qua. Poi un'altra cosa che ho trovato molto interessante. È questo filo che ho visto nelle recensioni, prima di acquistarlo, chi l'ha già utilizzato, che lo trovano utilissimo e molto bello per chiacchierino, e non solo, anche per uncinetto. E guardate, io ho fatto una prova perché volevo vedere queste collane, le faccio sempre. Mi piacciono perché utilizzo scarti così per dire, perline che magari rimangono lì, ecco, e questo è il risultato, e devo dire che si lavora molto bene. Il filo è leggermente metallico, non è molle, vedete com'è veramente un buon filo. A mio avviso è proprio buono. Non so quanti metri ci siano qua, però c'è da lavorare per una vita. Questo che ho preso è un turchese molto bello, magari nella camera si vede un po' più scuro, ma è un turchese molto bello e costa intorno ai 5 euro. Veramente buono. Ecco qua, magari vi può interessare, e ce ne sono più di un colore, veramente tanti altri colori. Poi, cosa trovate di interessante? Questi petali,
Guardate che belli pettali che ho trovato. Anche questi 10 pezzi costano 1 euro e qualcosa. Li ho trovati molto molto belli. Mi ricordano i pettali della crisantema. Anche se qui in Italia la crisantema praticamente più considerato più un fiore per i morti, non in tutti i paesi, cioè, o magari si fa un altro fiore, non quello simile al crisantemo. Boh. Vedete, sono veramente belli anche come pendente, una sola così come goccia o dove, no? Non lo so. Li ho trovati molto belli e anche su questi petali trovate più di un colore. Infatti questi sono più rosa. Mi piaceva l'idea di realizzare un ciondolo così con sotto questi petali più scuri, così al di sopra, guardate, questi più chiari. Veramente belli, veramente belli. Dopodiché, adesso vi faccio vedere, ho trovato questi pendenti a forma di fragolina. Fragolina di bosco, perché sono quelli lì piccoli e anche dal colore, vedete? Altri pendenti che sono qui in attesa dell'estate, molto belli anche questi. Questi sono tutti in metallo. Sono delle stelline e queste conchigliette che non so come si chiamano. Comunque ha più colori, anche rosa. Sono un misto di colori così. Non mi ricordo se si possono scegliere i colori oppure no. Poi anche questi pendenti che a me piacciono veramente tanto. Per il colore e ricordano i semi di melograno veramente fatti bene, non sono in vetro, sono in resina, ma a me piacciono tanto, li vedo molto molto belli come pendente. Poi ho provato anche dei limoni. A me piacciono realizzare delle creazioni di più in estate con queste cosette qua, tipo limoni o altre. Guardate che belline, che carine. Anche questi sono i resina, hanno il foro qui. Mi piacciono veramente tanto. Cos'altro? E poi faccio vedere questi cabochon, sempre in resina, che sono da 25 mm. Ho acquistato questo colore misto e vi dico perché ho acquistato. Per questo colore verde acido, che a me piace veramente tanto, un colore molto intenso, e per questi qua che ho acquistato. Anche questi altri sono belli, però mi piacevano di più. Guardate il rosso. A me piacciono questi colori così vivi, tutto. E poi un'altra cosa, sono questi fiori. Vi faccio vedere uno com'è, sempre con il foro passante, che anche questi li trovo sempre in resina, li trovo interessanti, non sembrano in resina. Così. Poi cosa? Ah, ecco. Queste palline che sono da 6 mm, molto molto belle. Questi sono in vetro. Poi
potete acquistare sia un misto che a colore. Prendo uno più bene. Anche qui qualcuno è più piccola. Un misto così. Le piccole sono di meno che quelle grandi. Comunque molto adatte per i braccialetti coloratissimi. Anche collane, quest'anno vanno di moda le collane coloratissime. E ho acquistato questo turchese perché va di più come colore estivo. Poi questi componenti sono dei distanziatori per collane, braccialetti. Sono molto leggere. Sono in metallo, ma molto leggere. Anche queste veramente belle. Poi ho preso questi come prova per adesso, perché per vedere, faccio un po' così io, per vedere come sono, la qualità tutto. Questi sono dei cipollotti che sono tipo quelli gomosi, no? Che danno l'idea che sono gomosi. Di, come dicono loro, di gelatina. Perché voglio vedere come si hanno dei colori bellissimi, e sono in vetro. Sì, sono in vetro, ma voglio vedere un po' come si presentano. Questi sono così così, sono belle, ma non è che mi piacciono veramente tanto queste, perché si vede qui, si vede un po' troppo e neanche così tanto. Non lo so, devo vedere nella lavorazione come si presentano. Invece questi altri mi piacciono di più. Sono leggermente trasparente. Sì, leggermente trasparenti. I colori sono molto belli e sempre sembrano così gelatinosi. Poi ho acquistato sempre dei cipollotti, questo colore blu, molto molto bello. Le ho acquistate per il colore, veramente un colore bello. E sono dei cipollotti da 6x4 e la confezione è da 100 pezzi. Dopodiché vi faccio vedere cos'altro. Ecco, questi perni, che sono veramente belli. Faccio vedere, veramente veramente belli. Guardate come sono veramente stupendi. Li ho già utilizzati in qualche mia creazione. Qui di lato, dove vedete queste, non so come dire, comunque ci sono dei, anche qui dentro ci sono dei cristalli, del zirconio, quello che è, non lo so. Veramente stupendi. Questi li ho acquistati insieme a questi. E vi dico, state attenti, perché io per questo pacchettino, questo e questi, ho pagato la dogana, non era tanto, era 6 euro e qualcosa. È la prima volta da quando ho visto su AliExpress che ho dovuto pagare la dogana e i doveri postali, ma anche così va bene come prezzo. Ma ve l'ho detto, non è detto che capita anche a voi. Questo non è detto, perché io anche questo al postino, come mai bisogna pagare? E ogni tanto capita che bisogna anche pagare, non si vede che è stato un controllo. E eccoli questi qua come sono. Eccoli, li trovate in più colori. Io ho acquistato questo
un rosa molto scuro, poi c'è un bianco. Poi, ops. E poi c'è questo che è argento con la pietra, con il cristallo giallo. Eccoli. Veramente belli anche questi, molto delicati, semplici, belli. E poi c'è questo, che è un pendente in madreperla. Pendente, no, neanche. Ha il buco in mezzo qua, non so come lo utilizzerò. Ancora non lo so. Un'idea mi verrà. E poi, ultimo, vi faccio vedere, ho acquistato questa catenina sia in argento che neanche oro, non è un oro vivo, è un oro bronzo, un oro antico che è in acciaio. E voglio vedere se è così, dicono che è così, tante volte non è così. A me non è successo, sento delle recensioni di altre. Però se fosse così mi piacerebbe perché è una bella catenina per un semplice ciondolo. Ogni tanto è richiesto, ecco, è richiesto più così che non diversamente. E questo è tutto. Spero che qualcosa vi possa interessare. Se per caso mi dimentico di mettere qualche link sotto, chiedetemelo pure, io lo farò subito. E questo è tutto, grazie di aver guardato il video e ci vediamo presto. Ciao.